Benvenuti alla presentazione del film Una cella in due, prodotto da IB Production in collaborazione con GM. Adesso darò la parola a Iris Film, che la distribuzione ci dirà quante copie, come eccetera. Intanto volevo dire appunto i produttori, Bruno, sono presenti i produttori Bruno Frustaci, Alessandro Carpico per IB Production, Marcello Frustaci, Giordano Carioti per GM. Poi abbiamo il regista Nicola Barnaba, esordiente ma già con una lunga esperienza nei cortometraggi e nelle regie televisive. Abbiamo attore, sceneggiatore, soggettista Enzo Salvi, Maurizio Battista. Devi aggiungere qualcos'altro però. Ha detto tre cose a lui. No, Maurizio Battista. Bell'uomo. E poi abbiamo anche tutti gli attori. Allora, poi Massimo Ceccherini credo sia in Toscana a fare dei film, Simona Borioni, Serena Bonanno, Gianni Alexander, Nicola Murgia, Giovanni Ferreri, Melita Toniolo, eccetera, 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 eccetera. Massimo Marino anche, hanno collaborato, bella, ho dimenticato qualcuno? Mariano D'Angelo, collaborano anche i due conduttori radiofonici romani, forse nazionali più famosi, che sono Mario Corsi e Galopeira, Riccardo Angelini. E ci sono stati, come avete visto, giocatori di Roma e Lazio calcio, e se li avete riconosciuti sono Rosi, Tardei, Rocchi, che è il capitano della Lazio, Firmani e Foggia. E allora io ho presentato e passerei direttamente la parola alla Iris Film, che produce da domani il film, che distribuisce da domani il film, se ci dice quante copie, come e dove. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie di essere venuti qui alla Casa del Cinema. Allora, noi, per noi come Iris Film, il nostro destino è, diciamo, il primo film comico che portiamo appunto sul grande schermo. Siamo soddisfatti anche dell'incontro che c'è stato con Bruno Alessandro, i produttori, perché appunto siamo convinti appunto sia della bontà del film che della riuscita appunto in tutte le piazze in cui lo stiamo, diciamo, presentando in Italia. Ci tenevo appunto a dire che naturalmente la Iris Film ha collaborato strettamente con la Zero T Production, che in questo caso ci ha aiutato appunto alla distribuzione del film appunto sul territorio nazionale, in particolar modo ad Antonio Ruggeri, Giuseppe Ruggeri, che è qui in sala della Zero T Production. Allora, il film noi siamo stati molto attenti a distribuirlo in quelli che potessero essere dei cinema, diciamo, di qualità a livello commerciale, quindi importanti, che potessero rendere al massimo il profitto appunto della situazione, soprattutto del primo weekend, perché sapete quanto è importante il primo weekend per un film di questo tipo. Quindi comunque abbiamo fatto una selezione delle copie. Il film logicamente ha un'uscita molto molto importante a Roma e nel Lazio, anche per sue caratteristiche, ma è soprattutto un film poi di respiro nazionale, tant'è che abbiamo poi stiamo con gli ultimi accorgimenti, ma siamo insomma intorno alle 110 e a passa l'unità appunto distribuite in tutta Italia. Solo nel Lazio ci sono 50 e passa pellicole, solo a Roma stiamo su un entourage della città e dintorni di altre 15-20 sale solo all'interno appunto dell'entourage romana. Questo per appunto dare appunto più o meno una linea di quello che è il discorso, diciamo, distributivo del film. Per quanto riguarda tutto il resto, diciamo, delle domande, io passo parola. Allora, se adesso il produttore Bruno Frustaci, a nome anche dei suoi collaboratori, ci dice due cose su come è nato il progetto e l'idea portata da, credo, da Enzo e dallo sceneggiatore Luca Biglione, diciamo, giusto? Sì. Buongiorno a tutti. Allora, il progetto è nato insieme a Enzo. Enzo è venuto da me, avevamo già collaborato insieme per una sitcom che va in onda ancora tuttora su Italia 1, e ci ha proposto questa, secondo noi, gradevole commedia, e insieme abbiamo costruito questo progetto. È andato a buon fine, ci siamo riusciti anche grazie al supporto dei miei coproduttori, la GM Production, che sono miei cugini, stanno qua a fianco a noi, e la cosa che ha reso carino questo progetto, credo, è anche la voglia di tutti di fare bene e di dare il cuore per questo prodotto. Tutto qui. E vale poco? Bravo, conciso. Se vuole dire anche una parola a GM, di Giordano Carino.
Buongiorno a tutti, io ringrazio invece la B Production che mi ha dato la possibilità di collaborare a questo progetto, una commedia molto carina, e soprattutto ringrazio tutto il cast, ma tutta la troupe che si è veramente impegnata, diciamo con amore, forse è una parola grossa, però veramente grazie a tutti. Prego. Allora, adesso io vorrei chiedere subito, poi vi lascio la parola ai colleghi, al regista Nicola Barnaba, se come esordio nel lungometraggio si è sentito appunto gettato così nella mischia a dover dirigere due cavalli di razza della comicità più il terzo pazzo Ceccherini. Pazzo, insomma, pazzo tra virgolette, nel senso non sta bene, ma non sta bene. Insomma, questo poi rispetto a voi. Sì, diciamo microfono che... meglio. Ecco, meglio. Diciamo che sì, è stato un esordio un po'... non è proprio quello che immaginavo quando ho cominciato a cercare di fare cinema. Ci sono un po' cascato su questo film, però come tutte, fondamentalmente è stata una sfida, e quindi come tutte le sfide, insomma, uno l'affronta con un certo entusiasmo. Ed era un vero esperimento per me, un po' perché era il primo lungometraggio, quindi insomma, è un esperimento già per sé quello di provare a portare dei personaggi per un tempo così lungo, sia insomma il cortometraggio che avevo fatto fino a quel momento. E soprattutto è un esperimento perché con Enzo, quando poi ci siamo conosciuti e ci siamo parlati, abbiamo deciso che la direzione da provare per il film era di non fare un classico film comico, una classica commedia, ma di tentare un esperimento di mischiare un pochino il genere comico, tra virgolette, natalizio, senza nessun intento di critica, con il genere invece della commedia, tra virgolette, all'italiano, un po' più di sentimenti, un po' più di personaggi, anche qui però senza nessun andare a scomodare nessun nome di grandi maestri, carino. E quindi avevo poca esperienza sulla commedia, cioè non sono un cortometraggio fatto di commedia tanti anni fa, e quindi mi sono affidato a questi due signori che ho a fianco qua, che invece di commedia ne sanno. E niente, abbiamo lavorato insieme, combattuto insieme, e alla fine insomma l'esperimento mi pare che sia andato a buon fine. Se poi è realmente riuscito, questo ce lo saprà dire il pubblico. Tecnicamente, sempre per Nicola, poi passo la parola a voi attori. Tecnicamente tenere a bada i comici è difficile, è uno stimolo, si impara anche molto da loro, perché insomma il regista ha un approccio, ma poi si deve anche confrontare con due attori insomma che vivono proprio della insomma del loro essere guitti, anche insomma del loro rapporto con guitti. La conferenza stampa è un insulto. Vabbè, non vediamo dove dobbiamo arrivare. Allora mettiamola così: una cosa che non mancava sul set erano le idee. Le idee, perché ovviamente qualche idea ce l'avevo anch'io, loro ne avevano a tonnellate, quindi diciamo il problema più grosso è stato quello di scremare tutte le cose che ci venivano ogni 30 secondi sul set e cercare di trovare quelle che effettivamente si adattavano all'idea di film di cui ci avevamo parlato, quindi all'idea di un film anche di sentimenti e non solo di gag. Lavorare con loro credo che per un regista sia, come dire, sicuramente di ispirazione e di insegnamento, soprattutto per uno giovane. Chi è? Si fa per dire. Si fa per dire. Ah, per te giovane. No, ancora non hai messo un capello, giovanissimo. Sì, beh, sono due macchine da guerra loro nel lavoro, sul set, sul palco, sono uno da loro non può che imparare. La difficoltà del lavoro di regista è più che altro non nel mettere ma nel togliere, nel trovare quello che effettivamente è giusto per la storia che stai raccontando e quello che invece non lo è. Anche lì credo, anche molto con loro aiuto, penso che insomma, le scelte che abbiamo fatte sono giuste. Abbiamo lasciato fuori dal film, anche per motivi di lunghezza, perché
potete immaginare che quando ogni mattina si arrivava con 30-40 idee nuove, la roba che, cioè, abbiamo girato tanta roba che poi effettivamente nel film non c'entrava, o comunque non funzionava, o comunque non c'era proprio spazio per mettercelo, sennò avremmo fatto un film dell'ore. E io credo, personalmente credo che la commedia giusta sia tra gli 85 e 95 minuti, quindi alla fine, dopo un lungo periodo di montaggio, molto, molto dibattuto, perché chiaramente poi...